Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Giampiero Bianco, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. La fondazione presenta i nuovi bandi per il 2018, nuove formule per la loro erogazione. Noi abbiamo elaborato questa nuova formulazione in base ai risultati e alle analisi del bando 2017, dando ascolto a tutti quelli che, componenti delle commissioni, hanno voluto segnalare le esigenze per emanare nuovi bandi, ma tematici piuttosto che generalisti. Questo per avere una distribuzione delle risorse sul territorio in maniera intelligente e concreta, anche per controllare e rendicontare tutto quello che viene inserito nel territorio, perché questo è giusto, perché le risorse sono sempre meno e noi intendiamo spenderle sempre con il controllo e la rendicontazione, che è un obbligo anche da parte dell'ACRI, da parte delle fondazioni. Ecco, qual è il budget a disposizione di questi bandi e a chi si rivolgono? Il bando intanto è di circa 3 milioni. È composto dal bando generalista, che anche quest'anno continuiamo a fare con riduzione degli importi per inserire 4 bandi tematici, per cui divideremo le risorse tra un bando tematico che si riferisce al dopo di noi per un'attività che non è semplice, ma se ci impegniamo tutti nella direzione probabilmente potrebbe dare risultati inesperati, cioè creare delle occupazioni per diversamente abili, che è la cosa a cui sono legato particolarmente, mentre per il bando tematico rimarranno circa 1,8 milioni, è da dividere, va bene? Quindi, mentre gli altri 3 bandi usciranno il prossimo anno. Cristina Colaiacovo, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Nuovi bandi della Fondazione Cassa di Risparmio quest'anno con un'importante novità, quella della differenziazione tra più aree tematiche. Perché questa scelta? Questa scelta è nata, come accennava anche il Presidente, da un fattore che è stato innanzitutto l'ascolto del territorio e poi da una nostra esigenza che è sorta con l'analisi dei dati degli ultimi anni delle erogazioni del bando generico, di voler agire su delle aree tematiche specifiche per essere più incisivi, per essere anche più vicini alle reali esigenze del territorio. Quindi non abbiamo comunque deciso di privarci del bando generico, che comunque ha caratterizzato la nostra storia e che continuerà a coesistere con invece altri bandi, che saranno 4 per il 2018, tra quello che lanciamo oggi e gli altri 3 nel corso del 2018, che invece andranno a toccare dei temi specifici nelle nostre aree di intervento. Quindi la novità è innanzitutto il fatto di andare ad agire su delle aree tematiche specifiche, quindi non più un tema generico, un unico bando, ma più bandi a tema durante l'anno, ciascuno dedicato ad uno specifico settore e area di intervento. E poi chiaramente un grande lavoro che la Fondazione ha fatto alle spalle di questo che presentiamo oggi, che è quello organizzativo, e quindi tutti i regolamenti legati a ciascun bando, e tra questi uno in particolare, che è quello legato alla comunicazione, perché abbiamo la necessità che tutto quello che la Fondazione fa sul territorio venga opportunamente e preventivamente concordato con le associazioni che beneficiano del contributo, perché l'effetto sul territorio possa essere comunicato nel migliore dei modi. Ecco, le posso chiedere un commento riguardo all'importante ruolo delle fondazioni di sostegno del territorio, come ha detto lei, e di sostegno anche alla crescita dei territori. Quindi il ruolo delle fondazioni è fondamentale in questo. Ma chiaramente rimane fondamentale, perché in un momento come questo, in cui anche il Paese ha vissuto una crisi particolare, è chiaro che il pubblico continua a fare la sua parte, ma magari con risorse più ridotte rispetto al passato. E in questo le fondazioni bancarie, non solo a Perugia, ma comunque su tutto il territorio italiano, hanno fatto la loro parte. È chiaro che su Perugia, che il territorio è più piccolo, e forse Perugia è anche fortunata perché ha una fondazione su questo territorio che ha il privilegio e la fortuna di avere un patrimonio importante, può beneficiare ancora di più di questo sostegno che la fondazione fa.
e nel concreto si realizza con varie formule a cui è possibile fare domanda alla Fondazione, e una di queste è lo strumento del bando, che mette a disposizione sul 2018 3 milioni di euro, quindi stiamo parlando di una cifra importante che va in sostegno a tutte quelle ONLUS, a tutte quelle associazioni che sul territorio sono attive e che fanno la loro parte chiaramente per lo sviluppo sia sociale che culturale della nostra regione. Perfetto, grazie. 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 Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arete Acquesio torna puntuale tra un'ora.